Che cos'è la CGIL? Proviamo a chiedere ai ragazzi di Bari, studenti, studentesse, anche non, se sanno che cos'è il sindacato, di cosa si occupa, se hanno delle aspettative. Andiamo. Ma sai che cos'è il sindacato? No. La CGIL la conosci? Sentito parlare. Non sai più o meno, anche così orientativamente, di che cosa si occupa? Lavoratori, diritti, democrazia, no, partecipazione? No. Tabula rasa. CGIL, la parola CGIL, la conosci? Conosci la CGIL? Non bene, non bene. Non sai di cosa si occupa? Lavoratori, diritti? Quello sì, ma non nello specifico. Personalmente non mi informo tanto su questo, su ciò. La CGIL no, mi dispiace. Non interessa più che altro, perché penso... non vedendo perché non molte, interessa? Non vedendo molti risultati al di fuori, la gente dice vabbè non mi serve, tanto non aiutano e quindi non... Ma secondo te il risultato qual è? Che il sindacato ti trovi un posto di lavoro? Assolutamente. Che non è un'agenzia di collocamento. E quale può essere un risultato ottimale affinché si possa dire bene? Mi iscrivo alla CGIL perché insomma funziona, ecco, mettiamola così. Sicuramente vedere dei miglioramenti nell'ambito lavorativo come ad esempio, non so, la tutela dei diritti, che so, l'essere pagati, che molte volte non cioè soprattutto in questo periodo comunque l'essere pagati è una cosa che risulta molto difficile, quindi comunque tentare insieme ai sindacati di trovare un equilibrio su questo aspetto è uno degli aspetti secondo me più importanti al momento. Che cos'è la CGIL? La conosci? Conosci questa organizzazione sindacale? Sì, è un sindacato. E di cosa si occupa? Sinceramente non sono informato a riguardo. No, perché non faccio tutt'altro nella vita. E di che ti occupi? Di sport. Quindi non conosci il sindacato? No. Non. Al momento no. Okay. Chi si occupa di sport non conosce il sindacato? Non lo so, sinceramente. Mi sa che hai beccato la persona sbagliata. Conosci la CGIL, ne hai mai sentito parlare? Conosco i sindacati, non so di cosa si occupano in maniera particolare, però so che da quanto so dovrebbero aiutare i lavoratori, probabilmente, forse sto dicendo un po'. No. La CGIL, la conosci? No. Non hai mai sentito parlare nemmeno in TV, ho letto sui giornali? No. Bene, non sanno che cos'è la CGIL, non ne hanno sentito parlare, non l'hanno letta sui giornali, non hanno ascoltato nulla in TV. Ma di che cosa si occupano questi ragazzi? Andiamo! Scusami, sai che cos'è la CGIL? Sono di fretta. E di fretta, me lo vabbè, puoi dire? La CGIL non è altro che il consorzio per... un'associazione. Per chi lavora? Conosci la CGIL? Sì. E di che si occupa? Sindacato dei lavoratori. Che cos'è il sindacato? Il sindacato è quell'associazione che è dalla parte dei lavoratori, difende i diritti dei lavoratori. Conosci la CGIL? Yes. E che cos'è? Da che cosa si differisce rispetto per esempio alla UIL? Ah no, le differenze non le so. La CGIL la conosci? Siamo in ingegneria, nel senso che questa cosa è più da fare a giurisprudenza. No, in generale... Noi vogliamo sapere se i giovani conoscono il sindacato, si sentono tutelati. Beh, appunto siamo studenti, nel senso se fossimo già lavoratori... Perché tu credi che il sindacato si occupi esclusivamente dei lavoratori? Sì. E chi vi tutela? Chi tutela i vostri diritti? Chi li rivendica? Domanda, bella domanda! Da soli, autonomamente? Spesso lo facciamo autonomamente, sì. E vedete dei risultati? Alcune volte sì, altre no, dipende. Ma secondo te la CGIL può fare qualcosa per gli studenti, per i giovani, per quelli che ancora non lavorano? Certo, perché dalle istituzioni che si occupano di formazione e sapere che già si dovrebbe iniziare una battaglia per i diritti, visti che su questo campo appunto nessuno si occupa maggiormente degli studenti, visto quello che è la situazione nelle università pubbliche italiane, che è molto degradante come quella del lavoro. Sapete che cos'è la CGIL? Sì. Partito sindacale. Vabbè. Una roba del genere. Ma secondo te
tutela i lavoratori, giusto? Beh, insomma. Dovrebbe tutelare. Bene, ma dovrebbe tutelare anche voi studenti? Sì. Cioè, tu ti senti tutelato, vedi i tuoi diritti garantiti, se hai bisogno di rivendicare qualcosa, come fai? Che mezzo utilizzi? È una domanda un po' difficile. Tu scioperi mai? No, scioperi non aderisco quasi mai. Oggi le associazioni di categoria sono un po', diciamo, sindacali nazionali, cioè pensano più in grande e non in piccolo, al singolo lavoratore, ma più interessi, diciamo, nazionali, che sono ben altri da quelli che i lavoratori hanno bisogno oggi. Puoi continuare la tua pausa. Telefonate una ragazza? Ah, allora, se si tratta di una ragazza, passiamo. Se però chiudi. È vero che non andate di fretta, posso fare una domanda? Di frettissima! Secondo me anche loro non vogliono rispondere. Oh, perché scappate? Questi scappano. Ragazzi? C'è lezione, andiamo. Che cos'è la CGIL? È un... Sindacato. Sindacato, ecco. Che si occupa di? Dei diritti del lavoratore. Che cos'è la CGIL? Può chiederlo a lui per piacere. Che cos'è la CGIL? È un'associazione di, diciamo, per le persone che lavorano e manifestano, cioè è un'organizzazione proprio fatta apposta per i lavoratori. E c'entra qualcosa con i giovani secondo te? Probabilmente sì, per i giovani che lavorano. E per quelli che non lavorano invece può fare qualcosa? No, non saprei. Conosci la CGIL? Anche così, per sentito dire. No, la CGIL no. Non sai che si occupa dei diritti dei lavoratori, che li tutela? Sì, ma non so. Nello specifico non sai. Ma i giovani che non conoscono il sindacato non sanno cos'è la CGIL perché sono disinformati, disinteressati. Proviamo a capire. Secondo me non, cioè ormai non c'è più una cultura anche secondo me a livello scolastico. Cioè non, quindi è un problema culturale? Sì, c'è un po' di poco interesse secondo me. Forse dovrebbe coinvolgere maggiormente i ragazzi, perché obiettivamente noi la conosciamo più come un'organizzazione per adulti, quindi per lavoratori, e non come un'associazione, cioè come un sindacato presente anche, tuteli anche i ragazzi. Probabilmente perché c'è poca informazione, perché magari sono un attimino demotivati da quello che è il contesto sociale che stiamo vivendo in questo momento. Molti credono che il sindacato sia solo tutela di chi lavora, non conoscono. No, non è vero, perché il sindacato si occupa non solo dei lavoratori ma anche di chi si deve approcciare proprio nel mondo dei lavoratori per garantire dei diritti, che in questo momento, voglio dire, il governo sta cercando insomma di distruggere esattamente. Non ci sono mai andato, non so perfettamente in cosa sia. Tu che sei un giovane lavoratore, giovanissimo, non hai mai pensato di iscriverti alla CGIL per esempio per vedere riconosciuti i tuoi diritti? Non ci ho mai pensato perché comunque sono fortunato e almeno per quanto, per quello che faccio qui sono proprio tranquillo. Quindi secondo te il lavoratore si iscrive qualora, diciamo, dovesse incorrere in problemi? Non qualora dovesse incorrere in problemi, qualora dovesse vedere i suoi diritti calpestati. Io lavoro. Dove? Di che ti occupi? In un istituto di ricerche. E quindi tu, da giovane lavoratore, consiglieresti di iscriversi alla CGIL ad altri che lavorano o che sono studenti, ad altri giovani? Sì, assolutamente. Lo consiglio perché da quando, diciamo, sono entrato in questo mondo, sicuramente le mie condizioni lavorative e anche dei miei colleghi sono in alcuni aspetti migliorati. Vorrei che il sindacato si occupasse di... Vorrei che il sindacato si occupasse di fare da mediani tra gli studenti e le stesse imprese. Cioè, dato che comunque nell'ambito comunque del lavoro potrebbe tranquillamente comunque appoggiare gli studenti e aprire le loro strade verso gli stessi lavoratori, verso le stesse imprese. Quindi non solo... Creare contatti oppure, non lo so, contratti di tipo lavorativo agevolati per gli studenti.
in maniera tale da inserirli nel mondo del lavoro. Apprendistato, qualcosa che dopo tre anni di studio o la quinquennale di studio ci possa inserire nel mondo lavorativo. Quindi vorreste che il sindacato vi aiutasse verso, vi traghettasse verso il mondo lavorativo. CGIL è uno dei sindacati che dovrebbe dare un man forte alla, soprattutto agli studenti, sia universitari ma anche a quelli che dopo vorrebbero entrare nel mondo del lavoro. E non lo fa? Secondo me in maniera migliore no. Ci sono troppe cose da fare, il sindacato non so se ci potrebbe aiutare. Per esempio, dimmene una, vorrei che si occupasse di... dell'università come istituzione. E quindi facendo cosa concretamente? C'è un problema da risolvere? Tanti problemi. Uno su tutti? I servizi che l'università offre, l'aiuto che ci dà, comunque i laboratori che sono molto... Un aiuto concreto dal sindacato, ecco che cosa vorreste. Sì. Beh, sicuramente si può fare qualcosa per tutelarci maggiormente, per magari avere maggiore voce in capitolo, anche nei confronti dell'amministrazione, che può essere quella dell'università o in genere in questa città. Guarda, sinceramente non so risponderti, cioè nel merito, non so dirti come potrebbe... Secondo me comunque il sindacato può fare qualcosa, non so se lo fa o se lo deve fare o se lo farà. Comunque più si è, meglio è. Ma diciamo, io sono un professore d'orchestra, quindi lo studio è una costante nella nostra professione. Però hai la fortuna anche di essere un giovane lavoratore. Con tanti sacrifici sono riuscito a essere anche un giovane lavoratore. E perché ti sei avvicinato al sindacato? Sai, il sindacato è una realtà molto importante per creare un ponte fra i vertici di un'azienda e la forza lavoro, quindi è una maniera molto veloce e pratica per rapportarti direttamente con la tua azienda. Ti senti tutelato? Vedi i tuoi diritti garantiti? Consiglieresti ad un giovane come te, lavoratore o non, di iscriversi alla CGIL? Assolutamente sì, perché comunque... quasi come una famiglia, ti accolgono a braccia aperte e si prendono cura di te a 360 gradi. Io consiglierei di avvicinarsi al sindacato anche perché è importante conoscerlo, anche perché se non si conosce non si sa neanche a cosa possa servire. Quindi imparare a conoscerlo, a imparare anche a capire quali sono le attività e i servizi che offre, in modo tale da poter anche poi spargere la voce tra gli amici, perché veramente è una cosa importante, perché ti fa sentire anche più sicura e tra l'altro ci sono persone competenti all'interno del sindacato, quindi per poter chiedere qualunque informazione relativa alla propria realtà o quella dei propri vicini, parenti, amici è fondamentale secondo me.